Stato indipendentista delle regioni d'artista. Abbiamo messo in piedi un qualcosa che è talmente a qualcuno, e quel qualcuno ci mette anche il sindacato di mezzo, perché è una cosa storica come è avvenuta oggi, non è mai venuta in Sardegna. Ai tempi dell'ora della Corea, cioè una cosa che conosco, dopo questi 150 anni che siamo italiani, la Sardegna non è andata più a crescere, ma deve andare sempre più. Uno Stato, dentro uno Stato, non può crescere. Perciò questo movimento, l'appello che ho fatto anche stamattina alla radio, è quello di cercare alleanze, alleanze dove però? Nei movimenti indipendentisti, perché noi siamo indipendentisti. Questa è la politica che deve andare avanti in Sardegna, la base. Non in termini di Roma. Quello è il vero separatismo. I partiti italiani che sono in Sardegna, quei termini sardi a disposizione delle segreterie romane. Ecco la nostra crescita dove è andata a finire. Noi dobbiamo cominciare a parlare di eliminare i voli delle auto in Sardegna. Dobbiamo cominciare a parlare, stiamo pagando il 40% in più dell'energia elettrica dell'Italia. Ebbene, noi vogliamo il 40% venga abolito e ci vedono altri 40%. Il gas, la stessa cosa. Va bene, la Sardegna prima o poi dovremo andarla a occupare. Aspetta un aspetta domanda. Io avrei un sogno dopo, siccome che non avremo presenti i politici che dovrebbero rappresentare chi li ha eletti, perché rappresentano le loro segreterie, domani non lo so come andrà a finire veramente. Io non ce la faccio a spostarmi fino a come me tanti da Sant'Antico, però il prestigio lo terremo lì, saremo a disposizione di quello che si dovrà fare. E dico, volevo dire un'altra cosa, amnesia del lavoratore precario a vita disoccupato, poi ha detto come c'è situazione di nostra, che ieri io sono partito che ho 15 anni per la Sardegna e non mi ho avuto il bus mi sono vero partendo. Cosa si deve unire a cosa? Ci deve unire questa forza di volontà. Quando sono partito io, sono arrivato nel primo avviamento, oggi i ragazzi del Nomaggio, il più presto, il diplomato, questi ragazzi mettiamoli in condizione di lavorare per la loro terra. Un invito ti faccio, Luciano, perché qua di tutto ha fatto lo Stato italiano, al di fuori della nostra cultura, della nostra lingua. Come mai nelle scuole state non si insegna lo statuto regionale? Perché è l'unica arma che noi abbiamo veramente per far svegliare i giovani. Qualcuno dello statuto, il presidente della regione può fare tanto, tanto ma tanto, può abrogare certe leggi che lo Stato italiano ci può. Uno Stato dentro lo Stato, non possiamo andare avanti così. Ecco il messaggio che mi manda. Alleiamoci con tutti i movimenti indipendentisti. Grazie. Faccio che rimani a Sant'Antio qua a fare quel video lì. Mi chiedo una cortesia, qui ovviamente non si può muovere e rimane nel suo paese come nel suo caso. Fate un attimino, andate in giro nei negozi, andate a dire a questa gente, andate a dire a questa gente, guarda che ci sono i piedi delle strade, chiudi il negozio e vai a aiutare. No, no, aspetta, io ho sentito prima la signora che è arrivata nei negozi, a me mi è capitato lo stesso Sant'Antio. Io sai cosa gli ho detto? Il movimento come è stato è una cosa che dovete sentire voi. Dopo questa manifestazione, Luciano, organizzate qualcosa che la Sardegna ci deve vedere partendo da Sant'Antioco, a Procotore, nella Quartacci, in tutta la Sardegna, ma non per fare una gente così. Fare una catena umana! Una catena!